Perché? Perché? Perché sono un monello? Perché? Perché? Perché sono senza cuore? Bello, perché? Sono libero e giocondo? Perché? Perché? Questa è la voce! Perché? Perché? Questa è la voce! Scuola, sapete chi è? Perché? Ecco, come magari voi siete giovanotti, ma qualcuno che negli anni 70 ha visto la signora è la voce di Pinocchio, di Andrea Balestri, di un famoso sceneggiato televisivo. E io per questa sera, per la nostra segreteria artistica, dopo Enrico Montesano che ha parlato di teatro, per parlare di cinema e buona televisione, abbiamo in collegamento telefonico Andrea Balestri. Ciao Andrea! Stiamo bene Andrea, noi siamo contentissimi di avere un personaggio per noi storico, ma per tutti quelli che hanno amato lo sceneggiato di Luigi Comencini. Come stai? Bene, bene, a parte un po' raffreddato, sai, con questo tempo, oggi caldo, domani freddo, questo tempo ci fa un po' ammattì. Bene. Comunque, per il resto tutto a posto. Voi lì tutto bene? Sì, noi qui stiamo bene, anche noi stiamo un po' acciaccatelli, perché sai, anche qui la mattina fa caldo, la sera fa freddo, però vabbè, uniamoci in un solo abbraccio ricordando questa sera quello che fu il grande cinema e la grande televisione. Dunque, io partirei da subito con la curiosità pure che tutti quanti noi abbiamo, che io sin da bambino mi chiedevo, ma questo bambino biondino che si ritrova a lavorare con Luigi Comencini e poi con un cast straordinario di attori, che io voglio citarne alcuni: Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Franco e Ciccio, Vittorio De Sica, Ugo D'Alessio, Enzo Cannavale. Insomma, com'è stata questa esperienza? Beh, è stata una bellissima esperienza, perché mi sento, diciamo, fortunato per aver potuto conoscere queste persone meravigliose, sia come attori che come persone. E ti devo dire che ho un bellissimo ricordo di tutti questi grandissimi, diciamo, big del cinema italiano, no? Perché poi, in fin dei conti, sono stati proprio, sono le nostre icone del cinema. E sono contento, diciamo, di aver potuto partecipare con loro al bellissimo sceneggiato, appunto, di Comencini. Io ti chiedo anche un'altra cosa, perché ho visto anche delle fotografie molto belle in cui Franco Franchi legge la tua pagella. C'è una foto molto... Sì. Ecco, questi momenti sul set, come li vivevi, come grandi attori, oppure li vedevi un po' come i tuoi amici, un po' tutti dei papà, degli zii, dei fratelli maggiori? Beh, sai, devi capire che io non ero un attore, non ero uno del mondo, diciamo loro, pertanto ero un bambino di 7 anni e mezzo preso dal suo rione di Pisa e buttato in un mondo che era un mondo tutto particolare, tutto diverso. Però quando ero, diciamo, durante le pause fuori scena, sia Franco Franchi, Ciccio Ungaretti, tutti riuscivano a capire che Andrea era un bambino, pertanto ecco, era come se fossimo amici, eravamo amici, perché fuori scena si parlava di tante cose tranne che magari delle scene da girare, ecco. Sì. No, io la cosa, tu hai scritto anche un libro su questa meravigliosa esperienza, Io Pinocchio, del 2008, giusto? Io il Pinocchio di Comencini, sì, un libro che ho scritto e ho raccontato dalla A alla Z un po' tutto, diciamo. Io consiglio di leggere, anche perché poi il libro è acquistabile anche su internet, quindi è una bella cosa, perché si vive una stagione per noi meravigliosa, che poi dopo Pinocchio hai continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, anche facendo un film con un attore napoletano per noi molto caro, con Bud Spencer, un film di Lizzani, se non erro. Sì, dopo Pinocchio ho fatto altri 3 film, Torino Nera, proprio con Bud Spencer, Nicola Di Bari, e c'era con me anche il lucignolo del Pinocchio, Domenico Santoro, sì. François Fabian c'era, poi ho fatto Kid e Monello del West, Furia Nera, ho fatto un carosello per la televisione, un fotoromanzo con Barbara Boucher,
e Orso Maria, cioè un po' di, ho inciso 5 dischi che uno l'avete fatto sentire, sì, la vocina mia stridula, purtroppo sono stonato, però vabbè. No, anche no, ma è simpaticissima la tua voce. Fa parte un po' di tutto, diciamo, tutto quanto fa spettacolo, diciamo così. Sì, ho fatto un po', per diversi anni qualcosetto ho fatto, poi... vuoi magari l'età, vuoi magari la lontananza, perché io abitavo a Pisa e insomma tutto è andato in una bolla di sapone. Vabbè, però poi io adesso ce le abbiamo mandato in, in diretta anche la locandina. Tu adesso però sei un apprezzato attore di teatro, cioè nel senso che le tue commedie so che hanno anche molto successo di pubblico. Infatti sì, sì, sì. Infatti, anzi, spero di avere la, la possibilità di venire anche dalle vostre parti, perché diciamo che ho creato una compagnia teatrale, tutti attori non professionisti, tutti ragazzi semplici, normali, perché come la mia, diciamo, la mia sfida è stata quella di come Comencini, no, ha preso un bambino per la sua spontaneità, è riuscito, diciamo, a fargli fare un film bellissimo come quello. Io ho detto, ma perché devo prendere magari, e diciamo in Toscana ci sono tanti attori di teatro, no? Diciamo, perché devo prendere la sfida, il bello è proprio prendere dei ragazzi normali, farli salire sul palco e riuscire a far divertire la gente. E ti dico che c'era dei ragazzi che si vergognavano, cioè erano timorosi persino di salire sul palco, li vedi oggi sono tranquilli, cioè salgano, la gente si diverte, la mia commedia è scritta da Alessia Angelucci. Sì, mia moglie è una santa. Come? Mia moglie è una santa, no, la commedia? Mia moglie è una santa, sì, è una commedia comica divertentissima. Due anni fa abbiamo fatto 18 date un po' in tutta la Toscana, quest'anno la stiamo riproponendo in alcuni teatri e ora stiamo lavorando a una seconda commedia, sempre comica, sì, è un giallo comico, Il Signore Servito, perché in fin dei conti sai cosa ti dico? Che il teatro è bello, la gente magari pagare un biglietto, andare al cinema... E sai, il cinema è più semplice perché fai la scena, la fai 10 volte finché non viene bene. Il teatro... Prima o poi si deve andare. È in diretta, capito? Sicché al pubblico devi essere talmente bravo di lasciargli qualcosa. Io ti posso assicurare, no, guarda, non te lo dico per... Te lo dico perché quando finisco lo spettacolo io scendo e vado a salutare la gente, perché mi sembra il minimo... perché la gente ha, giustamente paga un biglietto e la soddisfazione magari, non so, di stringersi la mano da parte loro, invece da parte mia è sentirmi dire mi sono divertito, o se no, come si dice dalle mie parti, mi sono sganasciato dal ride. Certo. E questa è la nostra soddisfazione, la soddisfazione del teatro è proprio l'applauso del pubblico che noi ti rivolgiamo, come? Che noi da Napoli ti rivolgiamo con la speranza anche di averti qui, anzi io mi impegno proprio magari per vedere un tuo spettacolo a Napoli, è una promessa che ti faccio in diretta. Una cosa, prima che tu mi... Voi avete una... è stato un bravissimo attore anche lui, però oggi lo conosco, diciamo, dal 72, è un bravissimo persone. Lucignolo era napoletano, Domenico Santoro, sì, era napoletano, molto bravo, e infatti noi... nel film ti abbiamo mandato anche altri grandi napoletani come Ugo D'Alessio, Enzo Cannavale. Sì, e noi tra toscani e napoletani ce la caviamo bene. Allora io ti posso dire che con questo Domenico Santoro, che è più grande di me di 5 anni, sì, è stato un meraviglioso amico di giochi e di film, di tutto, e lo ricordo oggi con affetto perché quelle volte che siamo stati insieme ci siamo sempre divertiti, ecco. Quindi viva l'amicizia, soprattutto quando è sul posto di lavoro, che è una cosa viva meravigliosa. L'amicizia, se è vera e sincera, perché oggi, sai, è difficile. L'amicizia è anche un po' falsa, Comunque, lasciamo perdere e parliamo di spettacoli, di teatro, di quello che vuoi. Quindi, Andrea, noi ti aspettiamo a Napoli, ti rivolgiamo un altro applauso con la speranza di sentirci presto. Ciao, Andrea. L'applauso, grazie, l'applauso è da Telia Cheri, dal mio collega Angelo Perotta che è con me. Ciao Andrea.
Che... Ciao, ciao, ciao anche a te. Io vi ringrazio di avermi potuto dare l'occasione di fare la mia testimonianza. Ne avrei di cose da dire, ci vorrebbe un'intera serata, però magari... vi lascio al continuo della vostra bellissima trasmissione. Complimenti e un saluto a tutto il pubblico da parte mia. Grazie, grazie, grazie ciao mille. Andrea, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. Avete visto? E vi ho fatto sentire anche la voce di Pinocchio. Ma che volete più da...